4, l'ultimo volo. Non lo faccio prendere io il volo. Ragazzi, benvenuti su Aeroplano 4. È una storia di Roblox dove noi saremo su un aeroplano. Ci sono stato l'altro giorno sull'aeroplano, dovevamo atterrare a Palermo. Non vi immaginate cosa ho rischiato. Ho rischiato di diventare una massa in forma di polpetta. Però sono ancora vivo. Ancora una volta i nostri amici prenderanno un volo. Ma devi sapere che c'è una forza oscura su questo aeroplano. Qualcuno ha buttato una scorreggia. No, sapete, nei luoghi chiusi buttare brutte cose purtroppo puzza, molto puzza. Quindi ragazzi, io direi di iniziare. E se non volete che qualcuno butti una puzzetta mentre siete in autobus o in un aeroplano, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un mega pollice in su. Ciao, adesso vado a farmi un bel viaggetto in aereo. Se per caso l'aereo si schianta, non vi preoccupate, Pingu è vivo. Non ti preoccupare, Pingu, guarda, tutti c'hanno la loro valigia. Noi ci abbiamo la nostra, che ce l'abbiamo. Sto andando alle Hawaii. E Hawaii! Entrate su, forza. Dobbiamo andare alle Hawaii. Ok, vai. Oh, ah, che bello. Stiamo aspettando lei. Allora, metto qua. Ah, speriamo che non cada. Speriamo che non cada. Speriamo che non cada. Dobbiamo entrare in un timballo di lasagne. Ciao, papà. Vabbè, ma mio padre ha la barba. Non è, non sei mio padre, tu vedi. Io non c'ho la barba. Cosa? Non mi dire che ti sei scordato. Cosa mi sono scordato? Non mi sono scordato nulla. Oggi è il grande giorno. Lasciami ricordare che noi abbiamo un volo per Roma. Rohamas. Rohamas. Sono pronto, papà. C'è bisogno di prendere un aereo per andare a Roma. Ok. Aspetta, mi devo svegliare. Pingu, svegliati. Vai a trovare tuo padre. Ok, dobbiamo fare il bagaglio. Dov'è il nostro padre? Padre e sor... Ah, ma questa è la stanza delle ragazze. Abbiamo tutti i trucchi alle ragazze. Porca. No, questa è quella delle ragazze. Ma c'è una papera qua. Ma che ci fa una papera qua? Salva anche te. Salva anche te, papera. Ah, ho sbloccato segreto numero 2. Papera. Oh, papà sta facendo gli hamburger. Ma quell'hamburger fa schifo. Ma ci vuoi per caso avvelenare? Dobbiamo andare nel giardino. Che buone ste porchette. Ma che schifo di hamburger è questo? Che cosa hai fatto con sto panino? Da dove l'ha tirato fuori, eh? Sono pronto. Oh, che bella famigliola. Io sto lontano da Livka, che mi sta antipatico. Uno per Livka, ok. Uno per... No, ma il panino è attivo a me. No, dai. Perché a me il panino brutto? Guarda, ma questo panino dov'è che è stato? Sotto un camion. Io non me lo mangio. Te lo puoi scordare. Devo mangiare, non lo mangio. Ah, è tossico. Accesa la radio, ascolta la radio, ascolta. Comunque sia, il presidente ha detto in conferenza: quando siamo atterrati, qualcosa di sospetto è scomparso. Tutti dicono che dobbiamo stare attenti e riportare qualsiasi cosa di strano, ok? E allora? È l'ora di andare? Sì, sì, è l'ora di andare. Andiamo all'aeroporto. Tu non sei mio padre. Guarda, tu hai i capelli marroni, io li ho blu. Dimmi la verità, mi hai adottato. Che significa? Aspettate, che mi devo aspettare un carro armato? Gli aeroplani! Come dei piccoli aeroplani? Ma che ci facciamo con gli aeroplani? Pingu, finalmente volerai! No! State davanti a me, così mi butto le puzzette, forza! È molto più divertente che camminare. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Ciao, papà! Ma non sappiamo come guidare questi. No, ma come? No, no, aspetta. Ma se non sappiamo come volare, come facciamo a volare? Come? Ci sono pure ostacoli. Ma che significa? Aiuto! Che cosa sta succedendo? Ah, ho capito, ho capito. Ci sono. No,
quell'antipatico di Alif, che leggenda. È avanti a me. È avanti rispetto a me. No, non me la prendo io la pala. Te la prendi tu la pala. Ti supero. Mamma mia. Ah, che leggenda. Ti prego. Ti prego, non mi superare. Oh, si è scattato. Oddio, aspetta. Oddio. Aiuto. Aiuto. Sì, sono primo. Sono primo. C'è piacere. Ce l'ho fatta. Io sono nato per volare. Io l'ho sempre detto. Dove sono gli altri? Siamo arrivati solo in tre. Ma come? Siamo solo tre. Ma come? Ma gli altri sono morti. Ma che popò sei? Cioè, hai fatto schiantare i tuoi figli con l'aereo. Ma che cosa? No, vabbè, non ci posso credere. Sei tutto babbo. Ecco l'aeroporto. Segui papà. Non lo seguo, perché papà ci porta a schiantarci con gli aerei. Vabbè. Oh, pirata della strada, Primo. Che ti è? Secondo. Ci stiamo imbarcando, ragazzi. Ci stiamo imbarcando. Vai. Grazie per il biglietto. Sì, vai. Prima di te. Sì. Guardate quello, è il nostro aereo. Guardate che bello. Non voglio schiantarmi. Non voglio prendere una montagna. E che cosa c'è? Una pistola? Ma no, aspetta. Non può. Ma questo suona. Cosa? Io non ho niente con me. E perché suona? Ah, io ho le spade. Giusto. Non le posso portare. È normale, io ho delle spade. La sicurezza. Calma, non ho fatto niente. No, giuro, non volevo fare schiantare l'aereo, giuro. Dobbiamo venire con voi. Ma come venire con voi? Ma che significa? Ho pagato il biglietto. Mamma mia, che banda è di criminali che stia facendo. Voi siete in grandi, grossi problemi. No, papà, non piangere. Come, è stata una cattiva idea? Noi non avevamo niente. Papà? Ma confiscato. E ci facevi con una mazza? Babbo! Ma perché hai portato una mazza? Sei veramente babbo? Cioè, ma dove ce l'avevi questa mazza? Nei pantaloni? Ma che mazza fai? Ma non lo so. Skeletox. Ma chi è quello? Ah, che schifo. Vi è piaciuto lo show, umani? Il vostro mondo presto sarà proprietà dei senza testa. Ah no, dei senza morte, dei non morti. Prima ho usato cattivi umani per aiutarmi a costruire un'armata. Ora conquisteremo il mondo. Ci vediamo nell'altra vita. Muahahaha. Questo non suona bene. La polizia è tornata ed è diventata zombie. Io non penso che i poliziotti siano amichevoli. Che è successo? Che è sta? Trovo un'arma. Prendi la mazza. Prendi la mazza. Aiuto. Aiuto. C'è un'orda di poliziotti zombie che va contro di me. Dividiamoci. Due a te. Due a me. Aiuto. Leccati queste nelle chiappe. Beccati questo nel braccio. Ok, l'abbiamo fatti tutti. Bravo, Owl King leggenda. Dobbiamo andare attraverso le ventole. Quando non sapete cosa fare, ragazzi, entrate in una ventola e risolvete il problema. Arrivo. È qua. Sono dentro. Aspetta, dov'è papà? No, il padre sta diventando cattivo. Cosa sta succedendo? Voi dovete andare senza di me. Ma come andare senza di voi? No, la maledizione di quello là. Forza. Ok. Salta. Dai che ce la facciamo. Ci siamo. Vai, forza, veloce. General Poncho. Non vuoi un po' di poncho? No, sono rimasto solo.
cosa? Sono Poncio, guarda che pancia. Perché hai mangiato a Natale, l'arrosto di maiale? Ho letto che tu dovresti essere morto. Io ho dovuto fingere la mia morte. C'è l'ultimo rimasto. Dobbiamo trovare il distruggere Skeletox prima che lui danneggia noi con la sua energia cattiva. Poncio, non reagire di Poncio, ti prego. Pensa a mio padre, che non è mio padre. Vabbè, ok, ti seguo Poncio. Generale, andiamo a salvarci le chiappe, veramente, perché qua sta succedendo l'inferno. Questo è il posto, c'è un'energia cattiva che viene da questo. Allora, sono solo, non ci riesco ad andare contro questa qua. No! Generale? 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 Generale, mi ha lasciato solo! Che pezzo di scrofa che sei! Generale! Aiuto! È un labirinto! Ciao, generale! Eccomi! Che cos'è questo posto? Sembra come un altare cattivo! Qualcuno ha evocato Skeletox! Giuro, io non ho evocato nessuno Skeletox! Nemmeno mia nonna! Aiuto! Generale! Chi hai fatto? Una spada! Prendila! Ronald! No! Ronald! È stato catturato! Avevi ragione, generale! Ragazzi, qua sta succedendo... Jack! Ma no, ma Jack! Ma no, Jack! Jack è di quello della crociera! Ma io non ci credo! Prendi sta spada! Prendila! È una trappola, generale! È troppo tardi! Oh! Quanto sei grosso! Che cosa ti hanno dato da mangiare a Capodanno? Pasta e fagioli? Io sono nella mia massima potenza! Oh no, non è la tua massima potenza! Oh, porca miseria! Prendi questa spada, l'ho presa! Cerchiamo di capire. Generale, ci penso io! Sì, lo becco! Ok, ho trovato il modo. Mamma mia, non so che quanti colpi gli sto dando, non so quanto tempo gli rimane, però mi sto facendo tanto male. Oh, mannaggia. Sta tirando i meteoriti. Ma che battaglia epica è questa? Jack, non ti preoccupare! Il Titanic è a metà della sua vita! Il Titanic non è affondato, e neanche tu! Ok. Ce l'ho! Ce l'ho, non so quanta vita si ritrova, ma... Dai che è andato, dai! Dai che è andato, non avevo uno sputo di vita! Beh, non ce l'ha più la vita! È morto! Sì! Sì, ce l'ho fatta! Oh, mamma mia, che... Come gli è finita male? Finita malissimo! Abbiamo vinto! Siamo liberi! Che storia commovente! Oh... Sì, ho vinto! Ho salvato! Ma che c'entra Ronald Trump? Ronald, ciao! Quanto sei bello, Jack! Ma Jack, che fine ha fatto la tua nave, Jack? È affondata? Cos'è riguardo mio padre? Dov'è mio papà? Il mio finto padre? Papà! Wait! No, aspetta! Eccolo! È apparso! Oh, papà e mamma. Allora era mia mamma. Kaylee è nostra mamma. Come fa ad essere mia madre quella? Ha i capelli marroni, non blu. Il nostro viaggio in aereo non è mai iniziato. Ok ragazzi, io direi che questo video su Roblox Airplane 4 posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, c'è un sacco di pollici in su. Qua al vostro consiglio è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. E ciao!